Giorgio Bartolucci, sei in partenza per? Siamo in partenza per Taormina per l'evento di Cibo Nostrum. Anche quest'anno quindi, cosa proporrai? Ah, quest'anno portiamo un piatto legato al Lago Maggiore e alla, diciamo, ai prodotti di stagione e ai prodotti della nostra terra. Facciamo della trota affumicata da noi con degli asparagi, dell'agretto di lamponi di montagna, del crescione di ruscello e poi andiamo ad aggiungere qualche cialda croccante di polenta. L'evento è Cibo Nostrum, come funziona? Allora, un evento praticamente che si svolge in 3 giorni. Nel primo giorno viene fatta praticamente l'apertura dell'evento, dove dei cuochi da tutta Italia, specialmente dei cuochi siciliani, fanno della scuola di cucina con la Federazione Italiana Cuochi e fanno la selezione dei nuovi ragazzi che entreranno a far parte della Nazionale Cuochi Italiana, che andranno poi alle Olimpiadi, ai Mondiali, eccetera, di cucina. Invece nel secondo giorno si cucinerà tutti insieme a Taormina, praticamente, lungo le strade di Taormina nella piazza dell'orologio, sono 1000 cuochi e l'intero incasso viene dato in beneficenza, quindi è anche una causa molto nobile. Il terzo giorno veniamo portati dove vengono fatte le acciughe, vengono fatte dei corsi didattici di aggiornamento per noi cuochi, è anche una cosa molto interessante. E invece la settimana successiva sarai a Vico Equense? Non proprio quella successiva, quella dopo ancora. Sarò a Vico e sono molto contento perché Gennarino anche quest'anno mi ha scelto per fare, diciamo, un numero ristretto di giornalisti. E quest'anno il tema sarà sui prodotti del territorio, sui produttori, e quindi ho deciso di portare il gnocco contemporaneo, quello strano contemporaneo che presento anche qua nel mio ristorante. E ho già presentato la mia ricetta allo chef, a Gennarino mi ha detto è un'ottima idea e quindi porterò un centinaio di porzioni di questo piatto. C'è Ischia, quando andrai? Invece a settembre ci sarà, innanzitutto ci sarà l'evento qua di Domodossola, che sarà quello in piazza che facciamo tutti gli anni, il Tastiamo Insieme. Invece ripartendo, per andare a portare la nostra cucina anche al di fuori delle mura amiche, andrò ad Ischia Safari, anche lì tutti i cuochi della penisola selezionati da Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro per un evento caratterizzato praticamente sempre dai prodotti del territorio, e ci saranno un po' tutti i giornalisti enogastronomici e grandi chef provenienti da tutta Italia. Quindi una grande vetrina sia per te come chef ma anche per i prodotti del territorio. Certamente, sicuramente a me serve molto anche per crescere, per vedere cose nuove, per aggiornarmi. E poi anche per farmi conoscere, per portare il nostro territorio comunque in altre zone e per far venire la gente anche da me, insomma, in Ossola, da noi, a visitare la nostra terra.